requiem di Mozart di fronte agli affreschi di Piero della Francesca. Ad Arezzo si sono così incontrati i due geniali artisti e i loro capolavori. L'evento straordinario, in una chiesa da tutto esaurito, la Basilica di San Francesco, è stato portato in scena dall'Orchestra Instabile di Arezzo. OIDA è un'associazione che è l'insieme di ben 11 associazioni di Arezzo musicali. Quindi abbiamo pensato di mettere insieme le associazioni per creare questo strumento, cioè un'orchestra che possa dare la possibilità ai giovani talenti che vengono fuori dalle scuole aretine di suonare in un'orchestra, e quindi speriamo che possa essere veramente un valido strumento locale, cittadino, che promuova la città in quanto vogliamo che Arezzo sia capitale della musica. L'orchestra, diretta dal maestro Alessio Tizzi ed affiancata per l'occasione dall'Orchestra Poliziana di Montepulciano, ha eseguito sotto la leggenda della Vera Croce la messa di requiem in re minore di Mozart, uno dei più affascinanti e potenti capolavori musicali di ogni tempo. È un'emozione immensa dirigere questa orchestra, dirigere questo brano in questo luogo, quindi è un'unione di emozioni che formano un'unione, un'emozione immensa. Già l'orchestra per me è una grandissima soddisfazione, perché uniamo l'Orchestra Poliziana a OIDA. L'Orchestra Poliziana è un'orchestra dell'Istituto Ence di Montepulciano, che è fatta principalmente da non professionisti, da studenti della nostra scuola, che si unisce ai grandi professionisti di OIDA, e già questo è un risultato enorme, un'emozione immensa per me. Nel nostro DNA è facilissimo, si dice sempre musica, no? Unisce, noi ci proviamo nei fatti a farlo.